Non so, si arriva probabilmente a una certa fase o di preparazione o anche a una certa età in cui il corso non ti gratifica più, stai lì magari molto tempo a fare degli esercizi utilissimi, ma insomma non troppo stimolanti, e quindi non era quello che cercavo io più, perché ormai la fase scolastica era finita. Quindi ho detto, ma proviamo ad avvicinarci a un'altra associazione che non conoscevo. E all'epoca la sede era ancora in via Roma, e devo dire l'impatto era abbastanza, non funereo, per l'amor di Dio, ma era una sede molto pomposa, con tutto questo legno, e anche scura per la posizione. Però all'epoca il mio primo incontro fu con Elizabeth, che credo fosse l'allora presidentessa, e fu subito molto, molto simpatica, molto accogliente, e io chiesi di fare delle conversazioni, e così cominciò la mia conoscenza e la mia frequentazione dell'associazione. Ho fatto per un po' di tempo, e con diverse, prima di arrivare a Caroline, attuale presidente, ho fatto delle conversazioni con altri collaboratori insegnanti dell'associazione, poi ci siamo conosciute con Caroline, e anche con lei mi sono divertita molto, perché aveva un approccio che mi piace molto. Insomma, si parla di molti argomenti. Ogni lezione è diversa, non c'è troppa rigidità, anzi, poi lei mi ha fatto conoscere un suo compagno di studi, sono andata in America a trovarlo, che è un giornalista come me, anzi un direttore di giornale, quindi molto meglio di me, quindi sono andata appunto da lui, mi ha fatto visitare il giornale. Insomma, si è creato un rapporto non solo con l'associazione, ma anche con alcuni componenti dell'associazione, innanzitutto appunto Caroline, poi oggi Denise e altri. Oggi io conversazione non faccio più, perché sostanzialmente non ho tempo, se no mi piacerebbe molto. Però faccio parte del book club una volta al mese, e quindi, o anche più a volte, quando ci sono degli incontri. Qua, nell'era pre-Covid si facevano le cene, poi adesso speriamo di riprenderle al più presto. Perché questo ha di bello l'associazione, secondo me, che non è soltanto una produttrice di corsi a tutti i livelli, che naturalmente è un'attività molto importante e fondamentale, ma propone anche varie occasioni di incontro, e anche attiva nel sociale, no? Ci sono corsi per immigrati o gente che magari è nel nostro paese temporaneamente, ma non parla né l'inglese né bene l'italiano, quindi ha un raggio di attività che va al di là della mera conoscenza della lingua inglese. Ecco, questo mi piace. Poi con molte siamo diventate amiche, con molte signore che partecipano alle varie attività, quindi mi fa piacere. Dal mio osservatorio, che è appunto il piccolo, vedo dalla quantità di materiale che loro ci propongono, attività, incontri, conferenze, corsi, eccetera, e vedo anche come noi trattiamo queste notizie, cioè siamo noi i primi interessati quando le leggiamo i loro comunicati come giornalisti, quindi le proponiamo bene, perché ci piace la loro vitalità, e quindi penso che l'associazione abbia un ruolo, anche come American Corner, ovviamente non è solo un'associazione che insegna la lingua, ma anche un ruolo legato al governo, no? È un piccolo spicchio di Stati Uniti, fuori dagli Stati Uniti, e quindi questo credo che abbia un impatto e una riconoscibilità forte nella città.